Daniele, ho 22 anni, vengo da Milano e ho un problema con le donne. Sì. Mi vogliono tutte. Ecco. Peccato che appena arrivato sull'isola, lui con le sue mosse. La mossa non funziona. È una serie di due di cinque, uno dietro l'altro. L'hanno, l'hanno schifato. Io ho i capelli lunghi, la barba, non gliela posso fare. Non gliela posso fare. Ma non fuori solo. Fuori da qui saresti mai uscita con me? Così? No. No, niente. Tutto niente. Perfetto. Sì, se c'era un'altra persona, sarebbe stato meglio. Amore bene, della no? vita, Alessio, vabbè. Vabbè, amore della vita, K. Amico cesso, Daniele. Daniele, lo porto. Amico cesso, no. Vabbè, Daniele. Due su due, raga. Amico cesso. Tre. Cesso, l'89% delle popolazioni mondiale è cesso. Certo, vabbè. Ce lo crede lui. Ma allora arriva la sua ex sull'isola. Amore. Almeno questo. Amore. Guarda. Sono Greta, ho 19 anni sì. E sono l'ex di Daniele. Brava. E lui, spera ciao. Che ce ne sia ancora. Ciao, Greta, Mantemo, piacere. Piacere. Però ah, sei proprio Greta Matteo. Ah, ha parlato molto bene. Di no, sì. Hai dei begli occhi però. No, ti ha descritto bene comunque. Ti descritto bene. Bravo. Top. Non aspettavo altro. Almeno lei. Quindi, a Greta. Però e a Daniele dico... che forse stasera consuma. Ah, dai. Consuma. Bravo, dai. Forse. Ma forse. Forse, sicuro, dice lui. Ma quindi alla fine non ho capito, Greta dorme con Matteo? Ma va, come con Matteo? Va, sicuro. Con Daniele. Sicuro. Solo che lei invece saluta Daniele. Sono ubriachissima. E se ne va con Matteo? A esplorare la casa. Va a esplorare la casa, dice. E cosa vorrà dire? Quindi 100% dormo con lei. Sì, 100%. Diceva prima. Tu dormi con la bionda... No. Con la bionda io sono matta. Qua da solo, sono da mia raccolta. Non so, dimmi là. Matteo vorrei dormire sì, da solo. Accetto il posto nel letto. Ma, lui non ti ha invitato, veramente, lei però. Lei è rimasto per cosa? Per Matteo. Invece, a lei Daniele. Ora si è presa la fissa per Matteo. No. Lui dice no. Sì. No, non lo so. 100% dormo con lei. 100%, sì. Dai. Se non vuoi essere lei... provocato estremamente, non allungare le mani, te lo dico. Non allungare. Dice a Matteo. Non ho niente. Perché lei non ha niente sotto. No. Cosa vorrà dire? Ma... Lui allora un po' ci ripensa. Pronto? Daniele. Dimmi. Vieni qua, ma vieni qua un secondo. In teoria con Greta. Non è ma molto in teoria. Greta dorme già con un altro. Sì, con Matteo. E tra l'altro non so se dorme. Lui è tanto presa da me. Sì. Ma forse è troppo presa. No, ci sta parlando o dormo? Ma secondo me non sta né parlando né dormendo, direi. Così occhio e croce. Dormiamo, basta chiedere qualcosa. Lui fa dormire. Scopatelo. Anche quello piccato. Il giorno dopo io ci tengo a te, ti chiedo scusa. Io mi prendo anche la mia colpa, non so, sì. Cioè, beh, mi te la sei giulata. Anzi, la colpa è mia, perché poi alla fine il c***o ce lo metto io. Esatto. Non, è che, non se l'è fatto prestare da un altro. Tutto ciò che ho detto su di lei, poi lei è entrata e si è rivelata Tu ti dico che mi dovresti dire grazie. Ah, adesso vuoi farti anche ringraziare, Matteo? Anzi, senza quasi. Hai fatto un favore. Ti ho fatto un favore. L'amicizia. Però la sera prima, diciamo. È così che gliel'ha fatto capire, diciamo. Vabbè. Forse hai esagerato nel farglielo capire. Contento, direi.